testa. Ormai questa è la Juve. La testa manca. Le gambe vanno, ma la testa manca. Perché non ti puoi, dopo 10 minuti, trovare sotto con un ottimo Bologna. Oggi Bologna ha fatto la sua partita, ma Danilo, cioè l'uomo più positivo della stagione della Juve, fa un fallo su Orsolini dentro l'area, calcio di rigore, Szczęsny battuto, 1-0, la Juve gioca al solito modo, gioca male, non riesce, cioè gioca male, diciamo che per la prima volta ha dato un'impronta di gioco, ma troppo molle, e la mollezza si vede anche quando Milik si procura il rigore, nella seconda parte del primo tempo, dopo che comunque la Juve aveva creato delle palle gol, una grandissima doppia parata di Skoruski, mi ricordo manco su chi, su Fagioli, doppia su Fagioli, mi ricordo bene, e poi arriva il rigore di Milik che spara centrale, ma la batte veramente male, e Skoruski para. Skoruski in man of the match, nonostante il risultato sia 1-1, perché comunque nel secondo tempo, primo tempo finisce lì col rigore sbagliato praticamente, e il secondo tempo al tramonto del primo tempo c'è un'occasione per Paolo che però non riesce a trovare la porta, errore madornale del Gambiano, e il secondo tempo comunque il Bologna un pochino meglio sulle occasioni da gol, ma la Juve riesce a segnare con Milik al 60esimo, e quindi onore a Arkadiusz Milik, comunque si riprende lo scettro dopo un rigore sbagliato. Non è mai facile segnare su. Nella partita in corso lui ci è riuscito, e poi però la Juve non ha mordente per piegare a sé la partita, anche perché poco fa all'87esimo Ebischer si mangia un gol davanti a Szczęsny sul ribaltamento di fronte, su lì a porta vuota non riesce a mettere dentro, sta quasi per finire la partita, e ancora un errore difensivo della Juve. La Juve che ci prova anche, ma Bologna ordinato lì dietro, e quindi un 1-1 che ci può stare come svolgimento della partita, che il Bologna sa mettere in difficoltà le big, lo ha dimostrato tutta la stagione. Siamo vicini al triplice fischio, complimenti a Thiago Motta ancora una volta, i marcatori Orsolini e Milik, Juve che si vede recuperare altri 2 punti dall'Inter, e ora
mentre è a meno 3 dalla Juventus e a meno 4 dalla Lazio. Nulla è impossibile per il secondo posto. E allora si chiude il 32esimo turno di Serie A. Mercoledì c'è il turno infrasettimanale. E allora manca poco per altri video. Domani già il recap e lo shorts sul fantacalcio. Dato così. E poi martedì vedrò cosa fare. Forse lo shorts dei pronostici. E nulla. La partita è appena finita. Complimenti al Bologna. Un po' meno alla Juventus, che poteva fare molto di più, ma il pareggio è giusto. Allora, buonanotte a tutti. Qui da Dani Football è tutto. Iscrivetevi al canale attivando la campanella. Ci vediamo domani con il recap e con lo shorts del fantacalcio.